Allora, siamo qui al Boschetto all'intervallo della partita con il Real Novasiri. Allora, presidente, come la vede questa squadra oggi?
Bah, diciamo, l'approccio in campo mi è piaciuto, è stato dei migliori. Abbiamo subito avuto 4-5 occasioni gol, poi grazie alla bravura del portiere avversario ha mantenuto il risultato sullo 0-0 per qualche minuto, però io penso che in campo la differenza tra le squadre è notevole ed è sotto gli occhi di tutti, per cui direi che i ragazzi sono concentrati, stanno svolgendo ognuno il proprio compito in maniera molto diligente, per cui non c'è nulla da dire né tatticamente né tecnicamente. La squadra sta messa bene in campo, ho visto il mister adesso sta facendo giocare pure chi ha avuto meno spazio durante diciamo, il campionato, per cui stanno comportando bene. Adesso vedo che è iniziato il secondo tempo, comunque una bella partita, speriamo che il secondo tempo sia di livello come il primo tempo. Presidente, noi non abbiamo avuto la possibilità di seguire la partita a Maschito, intanto vediamo che è entrato il portiere degli allievi Vitale, ci racconta un pochettino a Maschito com'è andata? Beh, Maschito è stata una bellissima, scusate, mi distraggo. Sì, vabbè, è normale. La partita è stata una bellissima partita, sia sotto l'aspetto puramente agonistico, ma anche sotto l'aspetto, diciamo, sociale. Visto un bellissimo ambiente, il Maschito, famiglie che seguono la squadra, bambini, donne. Sono rimasto positivamente colpito da quell'ambiente, infatti. Spero in un futuro non molto lontano che anche il Castrum riesca a portare le famiglie, i bambini, le ragazze a seguire, perché noi intendiamo diciamo svincolarci dall'idea di calcio intesa come superiorità superiorità diciamo violenta rispetto all'avversario, quindi non vogliamo che si vincano le partite intimidendo diciamo l'avversario con capacità e classe, accogliendo, cioè appunto portando un'accoglienza come quella di Maschito, e qui io faccio i complimenti, rinnovo i complimenti e spero che possano vincere il campionato, perché è veramente un bell'ambiente. Ok, noi continuiamo a fare il tifo allora, e poi magari ci risentiamo a fine partita. Allora l'aspetto a fine partita. Certo, forza Castrum, in casa comandiamo noi. Ok, sempre. Oh!
bene. Allora mister, oggi dopo la vittoria con Real Nuova Siri, che spiegheremo anche un po' com'è andata, cosa dire, sulla squadra oggi non possiamo fare una grande valutazione, perché l'altra squadra ha portato comunque i ragazzi a giocare. Io gli vorrei fare comunque un applauso perché si sono presentati, e poi se vorrà anche il mister dell'altra squadra sentiremo, vediamo un pochettino com'è andata. Va bene mister, le lascio una risposta libera, ci dica un attimino quello che vuole su come è andata oggi la partita e tutto il resto. Sì, è vero, tutto tu. Abbiamo vinto una partita, diciamo, quasi scontata, con complimenti al Nuova Siri che almeno è venuto, perché c'era sta cosa, non si sapeva se veniva non veniva, almeno è venuto con l'Under 18, è stato diciamo un buon allenamento. L'importante è che i ragazzi comunque, lasciando stare la vittoria, sono comportati bene, ma come al solito, come sono sempre comportati. Abbiamo cercato di tenere alti gli stimoli della partita, perché non è semplice una volta che sei 5, 6 a 0 a mantenere alta la concentrazione. Qui sono contento che i ragazzi hanno tenuto alta la concentrazione, poi il risultato è una cosa relativa, diciamo, dal punto di vista tecnico non fa testo. Comunque complimenti al Nuova Siri, che almeno è venuto e sono presenti con l'Under 18. Cosa più brutta secondo me, una valutazione personale, se non si fosse proprio presentato. Poi i ragazzi sono comportati, onestamente sono contento, non tanto dal punto di vista tecnico, ti ripeto, non fa testo, però per la concentrazione che hanno mantenuto e che come al solito si sono comportati bene. Poi sono contento anche per l'esordio, non l'esordio proprio in assoluto, perché già avevano esordito Pambianco, Matteo è esordito, e si vede che, e onestamente si vede che c'ha la stoffa per proseguire, diciamo, la carriera, se così si può dire, il futuro del Castrum, in quanto la stoffa c'è. Dobbiamo dargli soltanto il tempo giusto per crescere, però il ragazzo già si vede, ha fatto ottimi interventi. La stessa cosa vale per Emilio, sono contento per lo stesso Vincenzo, proprio per quelli che hanno giocato e stanno piano piano si stanno inserendo sempre meglio. Meno spazio magari durante il campionato, sì. Oggi se ne abbiamo approfittato, cioè. Anche perché il futuro della società sono loro, sono i ragazzi. Il Castrum deve guardare, cioè l'allenatore passa, il giocatore, ma la società, loro sono il futuro della società e del paese, sono loro. E comunque ci sono buone, secondo me la società, ci sono buone prospettive per il futuro, perché i ragazzi stanno crescendo, e questo va dato anche merito a chi si occupa del mister Caputo, che si occupa del settore giovanile, perché vuol dire che sta crescendo bene i ragazzi e ha già dato due o tre elementi. Oggi mancavano pure Mussolini, e questo perché il Castrum, secondo me, con le potenzialità che ci sono, almeno per adesso, deve puntare dal settore giovanile, come sta facendo quest'anno, e i frutti li sta portando. Stiamo cercando di fare una cosa tutti insieme, portare questi ragazzi in prima squadra. Mister, guardi, io le vorrei dire un'altra cosa. Nell'intervista fatta a metà partita col presidente, il presidente diceva una cosa molto importante, quella di avvicinare le famiglie
a vedere la partita. Ha avuto una buona esperienza a Maschito, dove c'erano ragazzi, bambini e donne, insomma la famiglia al completo ad affiancare i ragazzi che giocavano. Io penso che questo deve essere uno degli obiettivi per il prossimo anno. Sì, complimenti al Presidente per questo, per quello che ha detto, perché è così. Però io già vedo che a Vigianello un po' di donne vengono, un po' di donne, un po' di mamme, pure dei ragazzi, quindi non è che ho visto pure che con i ragazzi sono seguitissimi, anche noi onestamente. Io di Vigianello questo, ma già lo sapevo perché l'avevo visto l'anno scorso con il calcio. Meno male, è un paese che gli piace il calcio e seguono la squadra. Da questo punto di vista credo che non ci siano problemi, ed è giusto quello che ha detto il Presidente, e io credo che questo avverrà, perché è un clima, almeno quest'anno è un bel clima tra i ragazzi, sono tutti amici. Io credo che questo avverrà piano piano, però già si vede che c'è tutto perché avverrà questo, insomma. Mister, io le do l'in bocca al lupo per la partita in trasferta della prossima settimana, e poi naturalmente noi vedremo un attimino se possiamo seguirla, se riusciamo bene, altrimenti magari ci dà un'intervista il giorno dopo per castromebianelli.it. Crepi il lupo e spero che venite, perché la vostra presenza a noi ci è gradita e ci dà degli stimoli in più. Siamo, sì, per vincere, siamo carichi, a noi fa davvero piacere, più persone ci seguite. E poi anche pezzo un lancio, perché siamo quasi alla fine, complimenti davvero per i servizi che fate per la televisione, perché non è da, cioè siamo onestamente, fate dei servizi di gran lunga superiori rispetto a dove ci troviamo, davvero davvero complimenti di cuore. Non è una sbollinata, ma è davvero una cosa bella, e spero che continuate con questa voglia a fare sempre meglio. Sicuramente la nostra presenza non mancherà. Mister, la saluto, grazie. Prego.